arrivato il freddo e quindi vi racconterò una storia un po' invernale. La muffola rossa. Nel giorno più freddoloso di un freddo inverno, un uomo frettoloso perse la muffola sinistra. Si chiama muffola, per chi non lo sapesse, un grosso guanto a sacchetto col solo dito pollice. Quella della nostra storia, persa nella neve, era una muffola di soffice e calda lana rossa. Passò di lì un topolino, saltellando sulle sue zampette gelate. Scorse la muffola e si infilò dentro. Si rannicchiò e tutto appallottolato si addormentò. Poco dopo, saltando a grandi balzi per vincere il freddo, arrivò una ranocchia. Cacciò la testa nella muffola e domandò: «C'è ancora un posticino libero, cra?» Il topolino si svegliò brontolando: «Se mi faccio piccolo piccolo, sì!» Stavano bene al caldo nella muffola rossa, tutti e due, il topolino e la ranocchia. Improvvisamente una civetta piombò giù da un albero con un gran sbattere d'ali. Cominciò a frignare: le mie piume sono gelate, vi prego, lasciatemi entrare!» E si strinsero un po', e con un colpetto di qua e uno di là, la civetta si sistemò. Ora erano in tre, nel tepore della muffola rossa, il topolino, la ranocchia e la civetta. Si erano appena assopiti che passò una lepre, che balbettò: «Oh, devo fare un bel calduccio, lì, vero, no? Fate largo che arrivo!» La lepre riuscì a sistemarsi comoda comoda in mezzo agli altri. Erano in quattro, stretti stretti, il topolino, la ranocchia, la civetta e la lepre. Poi, tutta frettolosa e freddolosa, gli arrivò una volpe. Prepotente, che senza dire né A né B, si cacciò dentro la muffola gridando: «Pista!» Ahimè, una cucitura cedette e dalla fessura entrò una lama di aria gelida. «Ma cosa vuoi fare?» Stavano ben stretti gli uni gli altri, tutti e cinque nella muffola: il topolino, la ranocchia, la civetta, la lepre e la volpe. Imprecando, arrivò un cinghiale infreddolito, tutto coperto di neve. «Posso entrare anch'io, per piacere?» «Statene fuori tu!» squittò il topolino. «E perché devo restare proprio io fuori? Se c'è posto per voi, c'è anche posto per me!» grugnì il cinghiale. «E un colpetto di qua e un colpetto di là!» Il cinghiale si sistemò nella muffola. Potevano a malapena respirare il topolino, la ranocchia, la civetta, la lepre, la volpe e il cinghiale. Ma la storia è tutt'altro che finita. Un orso arrivò trotterellando. Questa volta tutti si erano spaventati: «No, no, no, tu no, tu no, tu no!» Il povero orso si sedette nella neve davanti alla muffola e scoppiò in un pianto dirotto. «Voi ve ne state dentro il calduccio, mentre io sono qui al gelo!» «E va bene», si pietosirono gli altri. «Vieni dentro anche tu!» E si strinsero fino a soffocare. L'orso si fece piccolo
piccolo. Quasi tutte le cuciture crepitarono pietosamente e la muffala rossa si erano appallottolate tutti e sette: il topolino, la ranocchia, la civetta, la lepre, la volpe, il cinghiale e l'orso. Ma nessuno notò una formichina minuscola che si infilò ancora piano piano in mezzo a loro. E questo fu troppo. Beh! La muffola scoppiò in tanti piccoli pezzetti. Tutti gli animali rotolarono nella neve e tutti ebbero di nuovo un freddo terribile. Ciao da zia Jo.